È domani. 30 anni. È la vecchia riccia trasmittente di tuo padre. Andiamo di là, poi la riaccendiamo come ai vecchi tempi. 5:15, avanti, 15. Come ha detto che si chiama lei? Frank Sullivan. Cos'è questo? Uno scherzo? No, io non la sto prendendo in giro. Tu sei morto! L'incendio al deposito! Tanto non è successo e neanche succederà! No, devi ascoltarmi! Era un deposito abbandonato! Fossi uscito dall'altra parte, ce l'avresti fatta! Non lo so, forse c'è di mezzo la radiazione solare più grossa di tutti i tempi. Stai bene, capo? Sì, sto bene. Troppo occupato con il baseball? Non faccio il giocatore di baseball. Faccio il poliziotto. Con chi parla alla radio? Con John, un poliziotto. No, no, lui dice che John è vostro figlio. Johnny, il piccolo, alla radio, nel futuro. È successo qualcosa. Qualcosa di orribile. La mamma. Le è successo qualcosa. È morta. Il 22 ottobre 1969. Come? Mi devi dire come? Assassinata. Ma che devo fare io? Chiamare la polizia? Non mi crederanno mai. Se lo prendono sul fatto ti crederanno e tu puoi fare in modo che succeda. Ma non faccio il poliziotto, io faccio il poliziotto, è il mio mestiere, questa è una cosa che bisogna fare. Papà, non è colpa tua. Sì, invece. Non è possibile tornare indietro perché tu non sei morto in quell'incendio. Ti voglio bene, figlio. Anch'io ti voglio.